primi due speaker sono Giancarlo Cupane e Paola Wolfsburg di Chaos Marketing, che ci raccontano del loro chatbot per la generazione di lead di credito. Prima le slide. Questo è il titolo. Buonasera a tutti. Cerco di mettermi in auto. Comunque ho il sole negli occhi, quindi mi metto qua. Bene, allora sono Giancarlo Cupane, amministratore di Chaos Marketing, che è una web agency nata 7 anni fa. Ho un'esperienza pregressa nel mondo del credito retail. Per 25 anni ho avuto una società di mediazione creditizia, chiusa nel 2010 durante la crisi del credito che la rendeva non più profittevole. Negli anni precedenti però facevamo molta pubblicità, avevamo un budget importante di pubblicità, e fin dal 2007 l'investimento nella pubblicità online aveva superato l'investimento della pubblicità offline. E se pensiamo che nella pubblicità offline facevamo anche televisione nazionale, riviste nazionali eccetera, capirete che il budget era veramente importante. In quel momento eravamo i più grossi investitori di credito sul web. Da lì abbiamo iniziato a sviluppare competenze ed esperienze che mi hanno portato quindi a decidere poi di lavorare in questo settore dal 2010, uscito dal credito. Fortunatamente mi sono portato comunque un bagaglio di conoscenze dei processi di credito e anche delle persone che lavorano nel settore, e quindi abbiamo combinato le due cose, per cui oggi Chaos Marketing, che pure fa lead generation anche in altri settori, non solo nel settore finance, quindi energia, e-commerce, utilities, eccetera, comunque ha un suo forte focus nel comparto assicurativo e soprattutto nel comparto del credito. Come vi dicevo, abbiamo sempre fatto soprattutto lead generation e quindi DEM, AdWords e altre attività tipiche del web marketing. Alla fine dello scorso anno abbiamo iniziato a ragionare sui bot come strumento per la lead generation. Ed effettivamente ormai da mesi noi abbiamo un bot che è a reddito e che oggi è la seconda fonte di ricavi della nostra società e promette di diventare anche la prima. Da lì abbiamo due progetti di sviluppo: uno è continuare nel mercato del credito a fare bot non solo per la lead generation ma anche per gli altri processi di credito che appunto questa sera vi mostrerò; l'altro invece è continuare a usare un bot per la lead generation in altri settori, iniziando da quello assicurativo dove siamo in questo momento in fase beta. Vediamo allora i processi di credito. Scusatemi per i colori che ho messo ieri sera dopo aver bevuto qualcosa, sono cromaticamente un po' da ubriaca, questa sai. Il primo processo ovviamente è la pubblicità, quindi una banca, una finanziaria, un mediatore creditizio che non è conosciuto sul mercato, comunque che vuole incontrare nuovi clienti, si preoccupa di fare pubblicità per farsi conoscere. Dalla pubblicità arrivano, se è fatta bene, delle richieste di finanziamento. Queste richieste devono essere istruite, si valuta, dicono i tecnici, il merito creditizio di chi chiede il prestito per decidere se poterglielo concedere o meno, e non solo, anche nei casi di approvazione per capire cosa gli si può dare veramente, perché magari il cliente chiede 20.000 euro di prestito e può averne solo 5 ad esempio. Quindi nel caso positivo c'è questa approvazione, l'erogazione del prestito e tutta una serie di attività di post vendita. Allora, come vi dicevo, poiché il mondo del credito retail soprattutto compie tutti questi 6 passaggi, noi abbiamo iniziato a utilizzare un bot per il primo, la pubblicità, e che porta al secondo, la richiesta, quindi appunto la lead generation. Intendendo, secondo me tutti sono già allineati su questo, ma giusto per chiarezza, un lead, soprattutto nel credito, è un nominativo di un potenziale cliente che oggi, in questo momento, ha l'esigenza di avere un finanziamento o comunque di valutare una proposta di finanziamento, e quindi tipicamente chiede un preventivo di finanziamento rilasciando in cambio i propri dati di contatto. Questo è esattamente un lead nel settore del credito. Mettiamo quindi a fuoco proprio questo momento. La pubblicità nel settore del credito, io ho iniziato nell'85 a farla e avevamo solo l'ufficio a Milano, facevamo gli annunci economici sul Corriere della Sera, e poi da lì piano piano siamo partiti su altri metodi tradizionali. Una volta funzionavano molto anche le pagine gialle cartacee, radio, televisione, riviste nazionali. Abbiamo iniziato poi ad affiancare 15 anni fa attività di direct marketing, avendo un buon database di vecchi clienti, abbiamo iniziato a scrivere delle lettere cartacee che funzionavano, e quindi, anche se erano molto costose,
E quindi ci siamo fatti l'idea di cosa volesse dire comunicare uno a uno a singoli clienti. Quando un brevissimo passaggio sulle lettere cartacee, non sembra, ma spedire 50.000 lettere cartacee costa 50.000 euro, un euro a lettera, perché non c'è solo il francobollo, che ovviamente è molto meno, c'è la stampa della lettera, c'è la piegatura e l'imbustamento, che costano quasi quanto il francobollo. Quindi con 50.000 vecchi clienti, come effettivamente avevamo, ogni campagna che facevamo ci costava 50.000 euro. Oggi facciamo invii di 5 milioni di mail con un costo infinitamente più basso. È chiaro che anche la resa, fortunatamente, di quelle lettere cartacee era positiva, il ROI era positivo, fortunatamente abbiamo sempre fatturato più di 50.000 euro da quelle lettere. Però ovviamente non potevamo sbagliare, insomma, se no ci si poteva fare molto male. Il digitale ovviamente permette di fare questo tipo di approccio in un modo molto più sereno, tanto che di fatto le attività di web marketing, a mio modesto parere, sono declinazioni del direct marketing e non dell'advertising, perché anche quando si fanno pubblicità verso il mondo intero, comunque c'è la possibilità di parlare uno a uno e vengono percepite come uno a uno. E quindi mi è piaciuto arrivare a studiare web marketing partendo dagli studi sul direct marketing più che su quelli sull'advertising tradizionale. Come vi dicevo, nel 2007 avevamo iniziato a spendere più sul web che sui mezzi tradizionali. E l'abbiamo fatto per un unico, diciamo, per due motivi, di cui il secondo è che funzionava bene e portava molti clienti e sempre di più. Ma il primo motivo è che con il web marketing avevamo abbattuto i rischi pubblicitari. Perché? Grazie a una scaletta che adesso vediamo, che sono questi piccoli acronimi che dovreste conoscere, CPI, eccetera. Allora, CPI significa cost per impression. Mi spiego subito, questi sono i modi per pagare la pubblicità sul web. Il CPI o a tempo è il più simile a una pubblicità tradizionale. Mi ricordo proprio i primi ragionamenti che facevamo nel 2004 quando iniziamo a investire sul web. Noi facevamo pubblicità su Repubblica, per dire un quotidiano, e su Repubblica noi compravamo un modulo che stava un giorno sul giornale in edicola e ci costava 4.000 euro. Quanti clienti arrivavano da quel modulo, un giorno di più, un giorno di meno, il rischio era nostro, non poteva anche non arrivare nessuno, soprattutto su testate nuove che non avevamo mai provato, poteva capitare, e noi avevamo gettato 4.000 euro. Quando Repubblica.it ha iniziato a vendere pubblicità sul suo sito, nei primissimi tempi tentava di vendere come vendeva i moduli sul quotidiano, e quindi diceva: se vuoi stare un giorno, ecco perché io dico a tempo, per stare un giorno sull'home page di Repubblica.it mi devi dare 2.000 euro. Poi gli editori del web capirono che anziché lavorare a tempo si poteva ragionare in termini di impression, era già un passo avanti nella direzione dell'agevolare il compratore della pubblicità, visto che sui mezzi tradizionali si era sempre parlato di tirature, di numero di lettori per giustificare i prezzi. Repubblica iniziò a dire: visto che la mia home page è vista da 1 milione di persone al giorno, anziché farti pagare 2.000 euro per stare un giorno sull'home page, io ti faccio pagare 2.000 euro per essere visto da 1 milione di persone. E quindi CPI, cost per impression. Il rischio era ancora tutto mio. Se quel milione di persone non fosse diventato mio cliente, io avevo comunque buttato via il denaro dell'investimento. Un passo invece in più nella direzione della condivisione del rischio tra il publisher, l'editore della testata, del sito o il proprietario della lista con inviare mail pubblicitarie e l'inserzionista, il cost per click. Questo ovviamente è molto conosciuto e da Google AdWords in poi è diventato uno dei modelli predominanti. Ovviamente qui il rischio per noi inserzionisti, diciamo così, è più basso rispetto a compro 1 milione di impression, però comunque abbiamo un forte rischio perché non è detto che chi clicca sulla pubblicità per venire sul nostro sito comunque diventi nostro cliente. Un passo invece importante ulteriore, ed è quello su cui noi ci concentriamo, quello dove noi oggi facciamo il business, è il cost per lead. Quindi non pago solo perché qualcuno vede la mia pubblicità impression, non pago solo perché qualcuno clicca su quella pubblicità e atterra sul mio sito, pago solo se compi un'azione, e tipicamente, soprattutto nel settore del credito, l'azione è chiede un prestito o comunque chiede un'informazione, chiede un preventivo. Quindi il lead è proprio
il dataset che lui ci lascia insieme alla sua approvazione della privacy e quindi la possibilità di lavorare quel nominativo anche legalmente. Il cost per lead sposta decisamente il rischio dell'inserzionista e ne carica molto sul publisher, sulla testata. È ovvio che quanto più il publisher è ricco, forte e con le spalle larghe, quanto meno accetta di scendere in questa scaletta, tant'è che con Google è quasi impossibile ragionare a CPL. Si riesce a fare qualcosa con Facebook Ads, sempre di più si sta aprendo, però questi colossi preferiscono lavorare ovviamente a CPC. L'ultimo è il cost per sale, ed è quello dove il rischio è interamente a carico del publisher. Quindi se noi potessimo pagare a Repubblica un tanto a ogni finanziamento effettivamente erogato, il rischio sarebbe interamente in carico a Repubblica e non l'avrebbe la società inserzionista, la società che cerca clienti. Quindi voi capite che questa evoluzione per cui il rischio che la pubblicità non funzioni e che quindi il costo della pubblicità sia sprecato si sposta molto più verso l'operatore pubblicitario che verso l'azienda inserzionista, ha consentito a moltissime aziende di spostarsi dalle pubblicità tradizionali al web marketing. Non è solo questo, ovviamente il web marketing è molto più moderno, è interattivo, consente una serie di altre possibilità che la pubblicità tradizionale non permette. Ma il motivo principale è questo: grazie a questa modalità di pagamento di fatto si è azzerato potenzialmente, o comunque si è molto attenuato il rischio che le campagne non funzionino, e di fatto si è reso variabile il costo della pubblicità. Le aziende, soprattutto in tempi difficili come questi, cercano sempre di avere costi variabili, non costi fissi. Il costo della pubblicità era assolutamente un costo fisso, con queste modalità può diventare parzialmente variabile, o nel caso del cost per sale, interamente variabile. Ecco perché le aziende di credito, le banche, sono grossi investitori della pubblicità web, tant'è che voi vedete i grandi colossi, Argos e Findomestic, nel settore ad esempio dei prestiti personali, o la stessa Compass la vedete anche in televisione, ma fanno moltissimo sul web e sono sempre affamate di lead da comprare, e li pagano bene. E noi con loro lavoriamo bene, tant'è che sinceramente se in questa platea qualcuno vuole avvicinarsi a questo mondo e collaborare, noi siamo apertissimi a qualunque ragionamento in questo senso. Dopo la pubblicità, dopo che il cliente ha visto l'immagine della finanziaria, ha scelto a quale finanziaria affidarsi, c'è il momento della richiesta vera e propria. Sulla richiesta ci sono due... Allora, chiedo scusa, sulla pubblicità noi abbiamo realizzato il bot, e poi Paola ve lo mostra, e quello sta funzionando come vi dicevo. Adesso sugli altri processi vado molto più rapido, ma solo per darvi l'idea di quanti altri bot si potrebbero fare, perché in tutti questi processi che vedete adesso si potrebbero creare delle opportunità. Ad esempio, una richiesta di finanziamento presuppone una raccolta dei dati del cliente, ma anche aspetti importanti di privacy. Perché è importante la privacy nella richiesta di finanziamento molto più che nel resto della lead generation? Perché quando chiediamo un finanziamento, la valutazione viene fatta anche attraverso l'utilizzo di banche dati. Sono banche dati, qualcuno forse ha sentito parlare di CRIF, Experian. Ecco, perché la banca possa consultare in CRIF ciò che CRIF sa su di me, deve dirgli che io sto chiedendo un prestito. È un principio di reciprocità. Una volta, quando CRIF era nata, le banche volevano sapere tutto ma non volevano dire niente, ma se le banche non dicevano, CRIF non avrebbe saputo per poterlo dire alle altre, e quindi CRIF è decollata 15 anni fa quando ha imposto alle banche il principio di reciprocità. Quindi se io chiedo un finanziamento a Banca Intesa e Banca Intesa vuole sapere la mia situazione, deve dire a CRIF che io sto chiedendo un finanziamento, e deve anche dire poi se me lo approva, se me lo eroga, e poi deve continuare a dirgli se me l'ha erogato, se io ogni mese sto pagando la rata regolarmente oppure no. Quindi quando qualcuno chiede un finanziamento, di fatto col suo assenso alla privacy accetta di essere inserito in queste banche dati, e siccome l'inserimento in queste banche dati piace poco ai consumatori, anche se, parentesi, se le informazioni sono positive è molto bene essere inseriti in queste banche dati, perché è molto più facile avere accesso al credito, chiusa parentesi, proprio per questi motivi anche le associazioni consumatori si sono fatte molto sentire, e la validazione della privacy nel caso del credito è molto più
più complicata, passatemi questo termine, molto più importante, deve essere, diciamo, bisogna essere più sicuri di poterla dimostrare che sia avvenuta, e credo che poi l'intervento successivo potrebbe, se avete delle domande, fatele al secondo relatore, potrebbe farci capire come questo sia molto importante. Quindi tutti i bot, c'è stato qualche mese fa un conferenziere che parlava dei temi del riconoscimento ai fini della privacy, che si può fare tramite tecnologie a distanza, e ci sono già metodi con telecamera, con firma digitale, eccetera. Tutti i temi dove il bot può entrare e offrire un valido aiuto agli operatori. Dopo la richiesta c'è l'istruttoria, quindi la consegna dei documenti da parte del cliente. Nella prima fase il cliente dice: io lavoro come dipendente e prendo 2.000 euro di stipendio. In questa fase manda la giusta paga. La consultazione delle banche dati avviene a questo punto, le banche dati che vi dicevo, e l'utilizzo di sistemi di scoring è l'ultimo momento. Gli scoring sono sistemi per cui si decide se approvare o meno il credito usando principi statistici. Quindi io sono simile a altre 1.000 persone come me, quelle 1.000 persone non hanno pagato i prestiti regolarmente, quindi a me il prestito verrà bocciato, al di là di ciò che è il mio comportamento effettivamente anche rispetto al credito. Anche nella fase di istruttoria potrebbero essere molto utili dei bot. Pensate ai bot dove ci si scambia i documenti col cliente, quindi io gli invio i moduli da compilare, li ricevo indietro insieme all'immagine della sua busta paga, eccetera. Insomma. Oppure il bot che dialoga con le banche dati. Da questo punto di vista devo dire che Crif ed Experian hanno già dei protocolli loro molto efficienti. Però ci sono sempre dei casi in cui il match non funziona subito e comunque serve a quel punto l'intervento umano, che potrebbe tranquillamente essere sostituito e migliorato da automazioni di questo tipo. Dopo l'istruttoria c'è l'approvazione, che presuppone livelli di responsabilità diversi all'interno della banca. La pratica che è approvata automaticamente, perché è veramente molto bella, va quasi in automatico, ma ci sono pratiche override, pratiche da forzare, pratiche che sono in bilico. I sistemi di scoring non hanno mai semaforo rosso, semaforo verde e basta. C'è anche un semaforo giallo in mezzo. Le pratiche che sono un po' sul filo e che qualcuno all'interno della banca, il più alto in grado possibile, meglio è, può forzare e decidere, prendendosi la responsabilità, di approvare. Questi livelli di responsabilità diversi comunque devono dialogare tra loro all'interno dell'istituzione finanziaria, e anche qui si potrebbero automatizzare questi dialoghi. E un punto a cui io tengo molto è la comunicazione esito al cliente di un'eventuale trattativa. Come per l'approvazione, anche poi l'accettazione da parte del cliente dell'offerta che gli fa la banca non è semplicemente un sì o un no. Vi facevo prima l'esempio di cliente che chiede 20.000 euro ed è approvato per 5. Li vuole 5? Gli bastano? Dipende da cosa se ne deve fare. Se deve comprare un oggetto che costa 20.000, 5 non gli bastano. Se invece deve semplicemente sistemare una serie di cose, può ripensare alla sua situazione e magari i 5 gli servono. Qui va fatta anche una consulenza attiva al cliente, che fa anche parte degli obblighi di chi lavora nel settore del credito. Anche questo è dialogo col cliente, ed essendo dialogo col cliente e anche complicato, è bene che sia fatto il più possibile in un modo oggettivo, e quindi non solo veloce e a basso costo, sostituendo con un bot gli esseri umani, ma anche in un modo tracciabile e che contenga tutte le consulenze e le esperienze che magari non tutti gli operatori della banca hanno, perché non so se è capitato a qualcuno magari di andare a chiedere un'informazione per un mutuo in uno sportello bancario, e non è che sempre la persona con cui parlate della banca sappia poi così tanto di credito immobiliare. Forse sarebbe meglio se la banca la sostituisse con un bot che faccia consulenza vera, robo advisoring. Dopo l'approvazione, se viene accettato la proposta della banca, c'è l'erogazione. E qui c'è un secondo momento in cui reinterviene la legge. La privacy prima, qui ci sono le norme sull'antiriciclaggio. Il cliente deve essere effettivamente riconosciuto e deve essere tenuta traccia di questo riconoscimento. La legge sull'antiriciclaggio è molto pervasiva, soprattutto in questi momenti. In realtà normalmente chi ricicla è chi ha soldi da investire, non chi li prende a prestito, ma comunque si è deciso che anche chi eroga prestiti è un soggetto potenzialmente a rischio di incontrare possibili operazioni di riciclaggio, e quindi c'è una normativa molto pressante
dove devono essere gli scambi di documenti col cliente devono essere certificati. Cosa è meglio che non farli con un bot che si tiene tutta la conversazione, tutto il passaggio, tutto lo scambio, quindi non potrà mai dire no, ma io non sono andato. Proprio oggi ricordavo i casi di furto d'identità che sono molto, molto presenti, molto più di quanto si pensi, cioè io chiedo un prestito fingendomi qualcun altro e poi ovviamente non lo pago. Se questa richiesta e anche l'erogazione del denaro avviene in un modo certificato e registrato da un bot, è molto più difficile per me fingere di non essere io o di essere qualcun altro. Dopo l'erogazione, in teoria si pensa che sia concluso il processo di credito, e invece si apre il mondo del post vendita. E qui voglio citarvi velocemente quattro aspetti, è l'ultima slide. Il primo ovviamente è customer care e gestione dei reclami. Molto, molto, molte volte capita che un cliente abbia qualcosa da chiedere o da ridire sul finanziamento. Da chiedere tipicamente: devo spostare una rata questo mese, non riesco a pagarla, è possibile? Oppure quanto mi manca per estinguere il prestito? Se volessi estinguerlo in anticipo, quanto dovrei pagare, eccetera. E anche la gestione dei reclami, in questo momento vanno molto di moda le denunce per usura tecnica alle banche che consentono di risparmiare interessi, rate, eccetera, quando vengono accolte. Tutto questo occupa molto tempo e molto spazio e molte risorse alle banche e alle finanziarie, e un bot potrebbe risolvere egregiamente grossa parte di questo lavoro così gravoso. Cross-selling, sempre più le banche tentano di vendere qualcosa insieme al credito, o di vendere qualcosa grazie a cui poi vendere il credito o aprire rapporti di conto corrente, eccetera. Ho sentito dire addirittura che c'è una banca che vuole vendere i telepass per avere più clienti, cose nuove di stasera. Tutte queste, tipicamente si cerca di vendere polizze assicurative insieme alle operazioni finanziarie, molti ormai assicurano la propria auto nella stessa banca dove hanno il conto corrente. Queste attività sono attività di nuovo commerciali, se vogliamo torniamo alla prima slide sulla pubblicità e come il bot fa l'acquisizione di richieste di finanziamento, può anche fare l'offerta degli altri prodotti. E allo stesso modo può farle in upselling, cioè aumento del prodotto creditizio, non vendita di un prodotto diverso dal credito, ma nuova vendita di un prodotto creditizio migliore, in quella che io chiamo gestione del passivo, che è un concetto che mi piace molto e che vi dico in un secondo. Sostituire il prodotto di credito che ho in corso con uno migliore. Siamo abituati a pensarlo per il mutuo, dalla surroga che ormai c'è da molti anni. In realtà possiamo farlo con tutta una serie di altri prodotti. Ogni volta che cambiano i tassi o che cambia la nostra condizione, possiamo accedere a prodotti migliori per noi. Possiamo ad esempio chiudere il saldo negativo di una carta revolving dove i tassi sono molto alti, sostituendola con un prestito personale, o fare un mutuo di liquidità che mi chiude dei prestiti, eccetera. Queste attività consentono a una famiglia media italiana di risparmiare interessi passivi molto più, a parere mio, di quanto un buon investimento degli asset positivi consenta di guadagnare investendo. Eppure negli investimenti abbiamo il robot advisoring e la consulenza computerizzata, che sono dei bot che fanno consulenza. Nel passivo non c'è ancora un robo advisor per la gestione del passivo e a noi piacerebbe molto farlo. Chiudo, così per attrezzarci tutti con l'eventuale recupero crediti, anche quella è un'attività che comunque va fatta. Tenete presente che nel mondo del credito, quando le cose vanno bene, l'insolvenza finale alla fine è un 3%, ma si parte sempre da un 6-7 che dopo il recupero, mediamente, vado un po' con l'accetta, ma più o meno così, il recupero consente di recuperare circa la metà della prima insolvenza. Ed è un'attività che comporta molto tempo e molte persone. Una cosa che già si fa, ad esempio, è il primissimo recupero, quello la phone collection, viene chiamata la prima telefonata al cliente che si è dimenticato la rata, e che è il grosso del recupero è quello: ah sì, mi ero dimenticato, poi magari si era dimenticato, magari pensava che la banca non se ne accorgesse, ma comunque con la prima telefonata, di quel 50% che si recupera, il 40%, il 35%, il 40% lo si recupera con quella telefonata. Quelle telefonate molto spesso vengono fatte in automatico con le chiamate robocall, che sono la versione phone, se vogliamo, di un bot, anche se molto semplice. Non vi voglio intristire con il recupero crediti, quindi preferisco tornare al primo aspetto, alla lead generation, e grazie a Paola che vi farà vedere come funziona il nostro bot per questo.
postulati le camere. Bravissimo. Allora, buonasera a tutti, mi chiamo Paola Wolfsgruber e sono il direttore della produzione di Chaos Marketing. Allora, all'inizio di quest'anno mi è stato chiesto di cominciare a pensare a una conversazione fra un bot e un utente, una conversazione in chat. Intorno a marzo-aprile cominciavamo a generare lead di credito attraverso un bot. Stasera ho preparato per voi, diciamo, il riassunto della storia di questo piccolo bot. Allora, più una mappa mentale. Allora, la prima domanda che mi sono posta è questa: a noi serve un bot? E questa è più o meno la risposta che mi sono data. Quindi in realtà non avevo idea. Mi sembrava una cosa abbastanza inutile per noi e soprattutto irrealizzabile, perché pensavo a Siri, mi sembra che Siri sa tutto, sa far tutto. E invece ho scoperto che esistono dei chatbot specifici. Quindi cosa ho scoperto? Cosa può fare un bot? Allora, le cose che può fare un bot specifico, un chatbot, sono secondo me riassumibili in tre macro categorie. La prima è il support, quindi customer care, info, FAQ, help, assistenza, eccetera. La seconda è erogare contenuti, quindi servire feed, social post, articoli, annunci, news, eventi, eccetera. E la terza è vendere. Dunque, ho scoperto questa cosa che mi è piaciuta un sacco, quindi esistono degli utenti che acquistano un prodotto, un servizio con un chatbot o addirittura prenotano un tavolo per questa sera. Era chiara quindi una cosa: il nostro chatbot sarebbe stato di questa terza categoria, quindi avrebbe venduto. Tra l'altro, secondo me la vendita è l'aspetto più innovativo di un chatbot di ultima generazione. Però la vendita è una cosa complessa ed è fatta di tante piccole fasi, tutte molto delicate. Quindi esattamente quale di queste fasi può coprire un bot? Quindi esattamente cosa deve fare il nostro bot? E per noi la risposta era abbastanza semplice, perché noi generiamo e vendiamo lead e quindi abbiamo deciso che il bot dovesse fare esattamente il nostro mestiere, quindi due semplici, chiare funzioni iniziali: generare lead e poi consegnarle ai clienti. Perché se siamo noi a dover dare la prima esperienza, le prime conoscenze a un bot, se il bot farà il nostro mestiere, significa che noi sappiamo già cosa dire al bot di fare. Quindi avevo fatto luce, bella questa, avevo fatto luce su tre cose importanti, quindi dei limiti: non sarà onnisciente, avrà funzioni chiare, due, e conosco già bene il flusso della conversazione che deve andare a fare. Chiarito questo, si poneva, come dire, la domanda un po' più ostica, il passaggio chiave, che è: come si fa un bot? Allora, le strade sono due. La prima è che te lo realizzi da zero, in sostanza. Però in questa fase non mi sentivo ancora abbastanza sicura da chiedere all'azienda di affrontare un grosso progetto senza sapere chiaramente con quali tempi e con quali costi avremmo, insomma, progettato questo bot. Quindi ho scelto di eliminare questa prima opzione
per scegliere direttamente la seconda, che è cerco una piattaforma che già lo faccia. Però suona bene, suona facile, ma non è, ma facile non è, nel senso che ce ne sono tantissime. Quindi ho dovuto spendere altre 3-4 settimane per guardare in giro e capire quali servizi esistenti ci fossero e soprattutto capirne il funzionamento. E ho fatto tutto questo per rispondere a questa domanda, che è: quale piattaforma utilizzerò per fare questo bot? Gupshap, ammesso che si pronunci così, Motion AI, Manybot, Chatfuel, Fluxo, Rebotify, ManyChat, MindIQ e Sequel. Allora, io ho scelto di guardare questi e di compararli in base a diversi criteri. Il primo: quale di questi mi permette di agganciare il bot a Facebook Messenger? E questo è quello che ho scoperto. E ancora, chi mi fa mandare dei messaggi in modalità broadcast? Quale di queste piattaforme mi aiuta con facilità a portare fuori i miei dati, i dati che sto generando all'interno delle conversazioni, magari in un CRM? E anche chi mi fornisce una copia del mio bot da piazzare dove voglio nel web, sul mio sito web, ovunque, o comunque che sia raggiungibile da qualcuno che non desidera loggarsi in Facebook per parlare con me. Ok, e quale di queste è in qualche modo dotata di Natural Language Understanding oppure è integrabile con funzioni di intelligenza artificiale? Facilmente integrabile. Ok, e quale di queste possiede il fattore X, che per me è quanto ci sto mettendo a capire come funziona? C'è support, se scrivo mi risponde qualcuno, c'è una community dietro, magari di utilizzatori, che ne parla, che fa qualcosa, da cui posso trarre più informazioni possibili? Quindi, dopo esserci iscritti più o meno a tutti questi servizi, non tutti, e capito il funzionamento, abbiamo scelto di optare per Fluxo. E devo dire che ci troviamo bene, perché Fluxo fa quello che le chiediamo di fare e soprattutto il bot risponde sempre, che non è una cosa così banale se usi una piattaforma. Quindi la prossima domanda era questa: come funziona Fluxo? E ci sono due o tre cose da capire prima di cominciare a lavorarci. La prima: non esiste un concetto visivo di alberatura, quindi la conversazione è un flusso in verticale di azioni che vengono compiute una alla volta. È attraverso dei filtri che io dico al bot che cosa fare, quindi di eseguire o di saltare un'azione e di andare direttamente alla successiva. Quindi ci sono delle azioni che il bot compie, alcune possono essere visibili dall'utente con cui sta conversando e altre invece lui le fa senza essere visto. È un po' infantile come versione di Fluxo. Ciò che fa durante la conversazione è l'invio di messaggi che non prevedono risposta, domande la cui risposta è libera, domande con risposta a selezione, invio di immagini allegati, invio di notifiche, addirittura passare la conversazione a un operatore fisico. Le cose che invece lui
fa, ma l'utente chiaramente non può vedere, quindi mentre conversa riesce a fare anche queste cose: interpretare un messaggio, creare degli attributi a cui poi va a dare un valore, cambiare i formati di una risposta, fare dei calcoli, inviare o ricevere webhook, fare intervenire un altro bot o inviare notifiche. Ok, quindi abbiamo detto che il punto chiave di Flox sono i filtri. E come fa? Come costruisco questi filtri? Allora, posso utilizzare testo utilizzato all'interno della chat dall'utente, risposte selezionate, attributi o altre condizioni, come ad esempio condizioni temporali. Ok, capito come funzionava Floxo, non rimaneva che l'ultima domanda, quindi quanto ci impiegheremo a costruire questo bot e infatti quanto ci abbiamo impiegato? Cioè quanto ci vuole, quanto tempo ci vuole per fare un bot? Allora, se io non avevo le idee molto chiare, ho cercato anche di virare a ogni passaggio, un po' per pigrizia, un po' per mancanza di tempo, eccetera, e ci ho messo qualche mese, ma se con le idee chiare in una settimana uno lavora in Flox, cioè, è tranquillamente fattibile. Bisogna, insomma, aver risposto con chiarezza a tutte le domande precedenti. E a me è però rimasta una domanda ancora senza risposta, che è la prima. A noi serve un bot? O perlomeno ci sta servendo un bot? E la risposta è sì. Certo che sì. E questo è il reale motivo importante per cui abbiamo fatto benissimo a sostituire un tratto del nostro lavoro con un bot, perché cresce il volume dei lead in ingresso, migliorano le performance di campagne, tasso di conversione, tempi di consegna al cliente, la qualità del lead e il ritorno sull'investimento pubblicitario. Una domanda, forse siamo tutti curiosi di sapere con questo metodo di fare un bot. La mano era un bot. Ha un nome il bot? Ha un nome il bot? No. Però il primo diceva io sono Paola. Il primo si chiamava Paola, la prima versione si chiamava Paola. Duca, allora io faccio subito la domanda. Quindi, una volta costruito il bot, voi guidate il percorso per dare più informazioni o per dare più il messaggio lasciami i tuoi dati? Perché chiaramente dovendo vendere... Diciamo, la verità è questa, quindi noi copriamo il primo tratto della vendita che è chiedimi qualcosa, okay. E quindi che per me vuol dire tradotto dammi i tuoi dati, ok? Quindi questo è il primo tratto e poi sotto riusciamo a vendere, a distribuire ai clienti questi lead in base a diverse combinazioni o che sono, non so, geografiche o di tipo di professione, eccetera. Quindi non c'è una complicazione nel gestire questo flusso, se vuoi delle informazioni lascia. L'unica complicazione è che se una persona è un autonomo io gli faccio un certo tipo di domande, se una persona è assunta da almeno 2 anni io ne faccio altre, ecco. Eccetera, quindi comunque quindi questa flessibilità l'hai vista tu, sì, e volta per volta aggiungevi i rami nuovi. Esattamente. Okay. Io mi permetto di dire una cosa che è importante da questo punto di vista. Qua, non tutti i clienti arrivano alla fine del bot lasciando tutti i dati, ovviamente. La stessa cosa avveniva quando li mettevamo davanti a un form da compilare in una landing. Quando però avveniva in una landing, noi perdevamo l'informazione, al massimo ne lasciavamo un cookies e potevamo provare a riproporgliela. Qui dentro Facebook noi sappiamo tutto di lui, vediamo chi è, abbiamo accesso al suo profilo fin dal primo ciao suo su Messenger. E quindi abbiamo la possibilità di riprendere noi la conversazione quando vogliamo in qualsiasi momento e vi assicuro che
si converte molto di chi è rimasto nel piede della porta. Basta, io volevo sentire, posso? Come arriva la gente sul botto? Come le portate? Compriamo traffico con advertising, Facebook, Google, pubblicità, e si trova direttamente su Chatbot o c'è una pagina introduttiva? Abbiamo tecniche differenti comunque, cioè sono diversi canali d'ingresso e non è detto che se il canale d'ingresso sia Facebook il passaggio a Messenger sia diretto. Proviamo sia con passaggio diretto oppure con l'uscita su una landing che ha diverse azioni, diversi bottoni. La curiosità è tanta, funziona più Facebook Messenger, sito o altre cose? Allora, la verità è che io per presunzione ho fatto di tutto per avere una missione web, ho scassato all'infinito chiunque, ma di fatto non c'è paragone, nel senso che tipo più dell'80% sceglie di chattare con Messenger. E comunque possiamo tornare a ricevere quelli che sono. Però dargli la doppia opzione significa non perdere nessuno, qualcuno lo perde sempre. La conversione è la stessa o è diversa? Chi arriva dal web converte di più o di meno rispetto a chi usa la Messenger? Allora, in realtà chi arriva dal web converte un po' di meno, però diciamo che nessuna di queste piattaforme nasce per farti fare una versione web. Sono più tutte per Facebook Messenger e quindi il funzionamento è, cioè, sono più performanti su Facebook, almeno questo è quello che penso io. E cambia anche graficamente la versione web, scusa. Diciamo, immaginati una conversazione in Messenger, invece l'altra è una chat, quelle che usi tipo quando sui siti in basso ti viene fuori la bubble e ti dice vuoi chiederci informazioni, quindi quella è più o meno la differenza. Avete notato un'omogeneità dal punto di vista anagrafico, cioè nel senso d'età magari o professione? Allora, tieni conto che quando noi facciamo pubblicità comunque selezioniamo il pubblico e ci lavoriamo abbastanza su questo pubblico. È chiaro che dipende dal prodotto, però non mi sembra che Facebook porti in qualche modo utenti più giovani, anzi. Su questo posso, in questo momento, adesso non voglio essere troppo tecnico sulla materia creditizia, ma in questo momento le richieste sono soprattutto per il prodotto cessione del quinto dello stipendio, dove il presupposto è di fare finanziamenti a pensionati o a dipendenti medio pubblici o di grandissime aziende. Quindi inevitabilmente l'età non possono essere millennials. Non da fare il mezzo, ma dal e quindi spesso noi stessi impostiamo filtri sull'età non avanzata. Sicuramente su Facebook ci sono un sacco di pensionati. Assolutamente. Andiamo in ordine geografico. La distribuzione poi come avviene? O in quante forme avviene? Cioè c'è una chat continua? C'è un signore dietro di te che ha un grosso mal di testa perché se ne sta occupando in questi giorni, lavorando anche di notte. Se vuoi rispondere tu, Zanna, come consegna il nostro bot? Come distribuisce il cliente? Il prodotto o il service, per cui abbiamo o una nostra piattaforma che riceve dal bot mentre sta parlando a step prestabiliti le risposte che lui ha fornito, vengono rielaborate, vengono poi inserite in un CRM e adesso stiamo sviluppando il carrier che si occuperà di tutta una serie di regole di ridistribuire sui clienti le libere ricevute. Dal punto di vista di chi ha richiesto il finanziamento, la conversazione finisce lì, verrà poi ricontattato solo, non viene ridiretto su una pagina dove per continuare. No, però no, è esaustivo, chi arriva a completamento della chat ha già dato tutte le informazioni necessario per poter essere poi contattato dalle rispettive agenzie che poi a seconda aumenteranno le domande, però il vantaggio è che non è più l'operatore che si deve trascrivere la chat. Se posso completare, allora noi ci fermiamo lì con la chat e il cliente poi diciamo il proseguimento dell'istruttoria offline con altri metodi.
In realtà noi stiamo cercando di convincere le banche, i nostri clienti, a subentrare nella gestione della conversazione e a proseguirla con quelle modalità. È chiaro che l'integrazione con i sistemi della banca deve essere molto diversa, a quel punto è più pervasiva, quindi si aprono mille possibilità. Però in teoria siamo anche pronti ad assistere le banche su quella parte. Quindi andare verso un'esperienza tipo acquisto di un'assicurazione, in cui in un'unica navigazione... Sì. Tieni presente che oggi ci sono Fintech nei prestiti personali e Dinamica nelle cessioni del quinto che erogano completamente a distanza senza vedere mai il cliente. E in particolare con Dinamica, che lo dice la parola stessa, è più dinamica di Fintech, è un po' un ministero poterci lavorare, abbiamo in previsione dei ragionamenti da fare insieme per integrare, visto che loro l'unica parte che manca è proprio questa, per integrare nella loro procedura a distanza. Certo, loro lo fanno comunque a distanza, ma al telefono, no? Con un bot. Quindi, però sono i primi candidati per questa integrazione. Scusa. Proseguo solo perché così mi è più facile. No, volevo fare una domanda un po' tecnica, su quanto è flessibile il bot a livello di comprensione del linguaggio naturale, quanto si sa adattare a situazioni differenti e soprattutto se ricevete un feedback o dal bot o dall'utente nel caso in cui ci siano degli errori di comprensione. Allora, diciamo che in questo momento noi non utilizziamo come dire, il testo inserito dall'utente per farci qualcosa. Mm-hmm. Per quanto riguarda gli errori, una gestione più o meno degli errori. Il vantaggio è che il bot non si occupa di fare direttamente questa cosa, quindi ti permette di gestire il tuo flusso di discussione. Okay? Nell'ambito del flusso io quindi posso portare fuori delle informazioni dalla discussione, quindi se io ho delle domande che hanno già una selezione di una risposta più precisa, io ho già risposto a quella domanda. Posso con Webhook ricevere delle informazioni, quindi posso fare una chiamata a un servizio esterno per poter ricevere le informazioni. Quindi nel momento in cui vogliamo andare a integrarlo con l'analisi del linguaggio, c'è anche una piattaforma esterna che fanno quello tramite il Webhook. Quindi non abbiamo preso per forza un bot specializzato, ma che ci permetta di integrarci con il servizio che riteniamo migliore che ci possa soddisfare. Quindi secondo le esigenze io sono in grado di fare le chiamate fuori per ricevere o mandare le informazioni. A questo punto. Sì, no, due domande, giro un po' la telecamera dall'altra parte. Qual è il vantaggio, essendo le banche non eccellono certo in innovazione digitale, quindi qual è la chiave, no? Per cui in un processo così critico come il credito voi offrite al cliente che vi fa abbattere, no, quella barriera? Perché il bot, anziché... Sì, cioè perché lo comprano, visto che... Ho dato una risposta subito molto chiara. Scusi, la seconda domanda, sì, invece poi rigiro di là, è come invece, come dire, potenziate invece, suppongo per la parte diciamo di machine learning, quel che è, diciamo, la capacità del bot di interagire sempre più in profondità nei processi più critici del credito, più reconditi che adesso non stiamo qui ad analizzare. Allora, sulla prima domanda ho due risposte. Una è, diciamo, meramente penale. Il chiedere di compilare un form al cliente tramite una conversazione performa molto meglio che mettendo la persona davanti a un form da compilare con i campi in ordine uno dopo l'altro. Usability. Sì, ma è proprio un, diciamo, noi lo chiamiamo marketing conversazionale per darci delle arie e provare a vendercela. Ma la sintesi è che se 1000 clienti arrivano su una landing, 5 compilano un form. Se gli stessi 1000 clienti entrano in una conversazione con noi dove gli chiediamo non compili questo modulo, ma come ti chiami, quanti anni hai, che mestiere fai, il triplo più o meno ci lascia i suoi dati, e quelli che non ce lo lasciano, se la conversazione è andata in messenger, ne recuperiamo poi buona parte. Quindi il primo è proprio un discorso penale: a parità di investimento in acquisto traffico convertiamo di più. Il secondo è un ragionamento invece un po' più sottile psicologico sul la condizione mentale di chi chiede un prestito in Italia. Vado molto velocemente e quindi la banalizzo un po', però in Italia, per nostra mentalità storica, nessuno è orgoglioso di chiedere un prestito, spesso lo vive quasi come una sorta di fallimento personale, e anche prestiti che magari servono a comprare un bene o la casa, eccetera. Quindi quanto meno si vive fisicamente quel momento in cui io persona fisica dico a un'altra persona fisica
scusa, potrei avere un finanziamento o mi concedete un finanziamento, che presuppone tra l'altro, e quindi io mi espongo al tuo giudizio, al fatto che tu fai delle indagini su di me, cioè, quanto più tutto questo viene spersonalizzato, meglio è, tant'è che noi stiamo provando ancora in certi casi a dire parla con noi in chat, in altri casi a dire proprio chiedilo a un bot, chiedilo a un robot, abbiamo fatto del native advertising dicendo adesso il prestito si chiede ai robot, eccetera. E non abbiamo ancora la certezza che funzioni così meglio dire questo è un bot, però stiamo provando a cavalcare questa cosa e devo dire piace. Sotto domanda, nessuna domanda, nessuna banca ci è venuta in mente che su questo si può fare un'analisi big data comportamentale, bievola. Siamo troppo nel trimestre. Vorrei che li conoscessi. No, no, non ci lavoro. Quindi li conosci. No, non gli è venuto più. Okay. Sua parte tecnica, Paolo. Sì, la mia domanda tecnica era come era, come dire, sempre più deep learned, diciamo, la risposta del bot in un ambito così particolare come quello del credito, che è un processo abbastanza che arriva fino a, insomma, a livello. Stiamo studiando, diciamo che in questa fase non ci sta servendo, anzi è una cosa che stiamo cercando di evitare, cioè cerchiamo piuttosto di investire bene su quello che è il flusso esatto di domande e risposte che voglio poter gestire e gestire quelle, quindi tenere comunque in una gabbia l'utente. Meno esce, più diciamo il nostro prodotto è buono. In realtà facciamo molto apprendimento noi guardando le risposte del cliente in questa fase e capendo gli errori tipici. La data, noi diciamo scrivila in questo formato e ce la scrivevano in altri formati, alla fine abbiamo detto accettiamo anche gli altri formati. Proprio. Cioè, in questa fase gli aspetti tecnologici devono partire dopo un forte ragionamento manuale e continuamente essere da questo rialimentato. Abbiamo finito? Le domande subito dopo durante la grazie.